Buonasera a tutti. Nuova stagione 2020-2021 con in Umbria, una puntata di anteprima che si apre con una grande esclusiva. Abbiamo voluto darvi un assaggio proprio in apertura perché stasera entra nel vivo la quinta edizione di Perugia 1416, quest'anno tra reale e virtuale, e un momento essenziale di questa edizione, di cui parleremo con molti ospiti in studio, sarà tra poco, tra circa un'ora, proprio su Canale 10, Umbria TV, che in esclusiva, in anteprima, vi proporrà la docufiction Braccio 3.0, che rappresenta la grande novità di questa edizione. Io vado subito a presentare gli ospiti di questa serata. Alcuni sono in studio, altri li avremo al telefono e via Skype. Saluto subito la presidente dell'Associazione Perugia 1416, Teresa Severini. Buonasera, bentornata nei nostri studi, con la quale avevamo parlato qualche mese fa proprio di questa edizione tra virtuale e reale. Con lei ritroviamo il coordinatore artistico di Perugia 1416, Stefano Venarucci, regista del docufilm che vedremo più tardi. Buonasera. Al quale hanno partecipato docenti importanti che sono rappresentati in questo momento, lo salutiamo, dal professor Franco Ivan Nucciarelli. Buonasera, storico, ovviamente esperto di questo periodo così ricco, così prolifico, così importante e anche così decisivo, se vogliamo, nel passaggio tra Medioevo e Rinascimento. Sarà anche uno dei temi che toccheremo questa sera. Perugia 1416, che lo scorso anno è stata trasmessa in diretta proprio da Umbria TV, quest'anno deve in qualche modo convivere con il Covid. Ma noi vogliamo raccontarvi stasera quelle che saranno un po' le sorprese anche e i momenti salienti di questa edizione, che si chiamerà Medieval Web, appunto un'iniziativa realizzata dall'Associazione Perugia 1416, con l'evento che è stato presentato nei giorni scorsi, il 1° settembre, alla Sala dei Notari. Prima però di entrare nel vivo del dibattito, andiamo proprio a ripercorrere la presentazione di questa edizione, anche con un personaggio particolare che è stato svelato in quella circostanza. La scheda. Nessuna competizione o sfida, come da tradizione da 5 edizioni a questa parte. La Perugia 1416 quest'anno andrà in scena raccontando se stessa, i luoghi d'arte di Perugia, i suoi protagonisti, i 5 magnifici rioni. L'edizione online si svolgerà dal 4 al 6 settembre con un format completamente rivisitato a causa delle misure anti-Covid ed è stata presentata alla Sala dei Notari. Alla cerimonia di presentazione anche l'assessore comunale alla cultura, Leonardo Varasano, per il quale la Perugia 1416 non perde, nonostante l'edizione rimodulata, la sua valenza di aggregazione e di rilancio del centro storico di Perugia. Perugia non ha voluto rinunciare alla sua faccia accogliente, alla sua volontà, e i frutti si sono raccolti in maniera significativa, perché abbiamo avuto numeri straordinari di turisti che abbiamo accolto nei nostri musei e le nostre iniziative. Quindi credo che fino ad oggi questo approccio abbia pagato e credo che sia opportuno anche per questa manifestazione. Coordinatore artistico della Rievocazione rimane Stefano Venarucci. Altra novità, il palio, che quest'anno non sarà assegnato ad un vincitore ma sarà donato alla città di Perugia. A vincere il concorso, frate Felix Marian Banshi, studente dell'Accademia di Belle Arti di Perugia, premiato con l'opera dal titolo Un braccio coraggioso rende lunga una spada corta. Non solo, la Perugia 1416 sarà protagonista di un docufilm, titolo Braccio 3.0, una produzione la cui regia è stata curata da Stefano Venarucci, coordinatore artistico della Rievocazione, che ripercorre la vita del condottiero, dal bambino Braccio alla battaglia di Sant'Egidio, al dominio e mecenatismo di Braccio, al sogno italico, ai semi gettati per il Rinascimento a Perugia. Questo appunto è un assaggio della puntata di stasera, che culminerà proprio nella proiezione integrale del docufilm Braccio 3.0. Prima di andare in sigla però vorrei coinvolgere subito per una battuta a caldo Teresa Severini, la Presidente. L'emozione di un'edizione così anomala. Ci eravamo lasciati qualche mese fa proprio qui da questa postazione con l'auspicio di vivere comunque Perugia 1416. Sì, era stata già rimandata a settembre, questo ci sembrava un'ancora di salvezza notevole. Invece poi passo dopo passo, e questo devo dire è stato
molto difficile. Col progredire del tempo, a settembre ci siamo arrivati con l'acqua in gola, perché non avevamo regole. Quindi, mentre vedevo prima le immagini dello scorso anno, se ne parlava venendo qui con Franco Ivannucciarelli, cioè ci mancano quei tamburi, ci manca quell'emozione, quell'atmosfera, però devo dire che anche se virtuale è anche molto arricchita nei temi, nei contenuti questa edizione, quindi sarà una bella edizione. Una bella sorpresa da qui a domenica prossima. Noi ne parleremo stasera, come detto, con gli ospiti in studio che ho presentato, ma avremo più tardi telefonicamente il professor Tommaso Di Carpegna Falconieri, che ha collaborato insieme al professor Nucciarelli proprio alla cura sul piano storico e di ricostruzione del docufilm, e avremo anche una sorpresa ulteriore nella parte finale del prologo, diciamo, rispetto al docufilm, perché ci collegheremo con il grande protagonista, l'abbiamo già visto, intravisto nell'anteprima di questa puntata. Insomma, abbiamo tanto di cui parlare. Sigla ed entriamo poi nel cuore di questa puntata di anteprima della stagione 2020-2021 di In Umbria. Perugia 1416 è la grande protagonista di questa nostra puntata di apertura della nuova stagione di In Umbria, con noi Teresa Severini, con noi Stefano Venarucci e il professor Nucciarelli. Chiediamo subito al regista come si lavora alla regia di un evento virtuale dopo aver lavorato a Perugia 1416, l'abbiamo visto nelle immagini dello scorso anno prodotte da Arancia Live per Umbria TV, quando si stava sul campo. Cosa cambia? Cambia di molto. C'è inizialmente una sorta di depressione, no? Nel senso, mamma mia, no? Questi sono i commenti dei ragazzi che si sono approcciati, poi li vedremo nella docufiction, che si sono approcciati alle riprese. Non c'era quell'entusiasmo, quell'adrenalina, quell'ansia da competizione che c'è nell'evento live. Ma devo dire che poi piacevolmente, lavorando con loro, è venuto fuori comunque un piacere diverso, più profondo, ma comunque che rivela un attaccamento alla città, alla storia. Riflettevo con i miei colleghi del montaggio, che saluto, Guglielmo, Sergio e tutti gli altri. Sembravano attori professionisti e non sono attori professionisti. Che cos'è che gli dà la spinta? Cos'è che li ha resi così credibili? Sostanzialmente l'amore che hanno per la città, per la manifestazione. È venuto tutto, come posso dire, abbastanza naturale, abbastanza fluido, nonostante chiaramente alcune impasse, proprio perché credevano in quello che stavano facendo. Non c'era un grosso, come posso dire, ostacolo, un grosso problema di interpretazione. C'era proprio amore in quello che stavano facendo, e poi effettivamente nel risultato si vede, insomma, questa naturalezza, questa fluidità. In fondo è quel senso di appartenenza che era il grande obiettivo di Teresa Severini, di chi ha collaborato con lei nel momento in cui si è partiti con questa scommessa 5 anni fa. Assolutamente sì. In fondo è quello che non soltanto ha mosso, sì, la passione anche del partecipare al docufilm, ma a tutto diciamo, questo pacchetto che già è andato in preview ieri e che ci accompagna per questi 3 giorni con tantissime cose che vanno dalle fiabe per i bambini alle seguitissime già da adesso agli show cooking medievali di Giovanni da Montemalbe, come si chiama, Giovanni Pedercini, al concerto dei Trobadores, fantastico, che ce l'hanno proprio offerto come omaggio a Peroscia, ed è stato molto bello, molto molto bello, girato, tenutosi alla Sala dei Notari e girato senza pubblico proprio per noi. Ma poi ci sono nate tante cose, cioè i Cinque Rioni si sono presentati questa volta senza bandi di sfida,
ma gli abbiamo dato 3 minuti, poco più, per presentare attraverso un loro personaggio, casuale, quindi ironico o più serio, per presentare le caratteristiche del proprio rione. Io faccio da voce narrante all'inizio, racconto un po' come è Perugia, che cos'è nel ricordo e nella volontà di rievocare. Poi ci sono tante, tante altre cose, ma sono anche arrivate all'ultimo momento, anche molto così autoironiche. Ci sarà il racconto di Michele Bilancia con Nino Marziano sulle mura medievali, veramente siamo morti da ridere. Spassoso. A vedere. Ci sarà Franco Mezzanotte, quindi ringrazio tanto Radici di Pietra che Pulcra Perusia. Adesso forse mi scordo anche qualcuno, non so, ricordatemi. Poi pian piano nel corso della serata però vorrei dire che questo, anche se è un programma così fitto, si trova sia nel sito sia soprattutto nei social, perché oggi la comunicazione poi passa così tanto attraverso i social, e il fatto di veder crescere così velocemente tutti i like o i commenti è una soddisfazione, perché vuol dire che anche se virtuale va a segno. Anzi, forse, come dicevo, ho sempre detto fin dall'inizio, di quando si è parlato di una edizione totalmente virtuale, abbiamo deciso di trasformare in positivo quello che le difficoltà, gli impedimenti ci hanno costretto a cancellare. Quindi vorrei fare un saluto, se posso, inciso. Certo. Innanzitutto un ringraziamento a tutti coloro che si sono dati da fare, che hanno partecipato attivamente in modo diretto o indiretto, ma anche voglio salutare tutti quei rionali che, a causa del contenimento dei programmi, di non poter fare le cose in persona, non hanno potuto partecipare, essere parte del tutto, nonostante avessero iniziato già da tempo a lavorare a questo. So che per loro è stata una grossa delusione, ma torneremo più forti nel 21, con tutte le cose che non abbiamo potuto fare. Esatto, poi ne parleremo, insomma, di come si avvicinerà, speriamo davvero, al ritorno alla realtà nel 2021, vale per Perugia 1416, per tante manifestazioni di cui ricca la nostra regione, che sono specchio, professor Nucciarelli, di un sapere, ma al tempo stesso di una voglia di tornare alle proprie radici, perché in fondo c'è anche questo nella manifestazione e anche nella ricostruzione storica, questo seme del rinascimento che si intravede nella figura anche di Braccio, Forte Braccio. Addirittura si parla anche di Raffaello, se non sbaglio, in un documento che è stato richiamato. Sì, e quando nel 2014 cominciamo a pensare a una rievocazione storica, dato che la storia di Perugia comincia almeno 700 anni avanti Cristo e di personaggi ce ne potevano essere parecchi. Certo. Ci concentrammo alla fine su Braccio, intanto perché un evento deve agganciarsi a un momento storico particolare, e c'era la battaglia di Sant'Egidio che nel 2016 celebrava il sesto centenario, quindi c'era un'occasione non pretestuosa, un'occasione concreta. Secondo, Braccio, una figura molto importante, a parte che al tempo suo fu una celebrità, fu uno dei condottieri più noti, ci sono delle spie, Manzoni ai primi dell'Ottocento, nel Conte di Carmagnola, lo rinomina, il che vuol dire che... Lo vediamo, ecco, nei panni proprio di esattamente. Alexio non solo, ma a Perugia le memorie di Braccio sono molto forti. Gli è intitolata una delle piazze principali, il distretto militare è intitolato a lui, c'è una società sportiva e è intitolato a Braccio Forte Braccio il Santa Santorum della nobiltà perugina, ossia le famiglie più legate alle tradizioni. Quando fusero varie confraternite medievali, decisero di chiamare il sodalizio Braccio Forte Braccio, come tuttora si chiama, con la sua splendida sede all'ombra della Torre degli Sciri. Io personalmente... Tanti indizi che fanno una prova, verrebbe da dire, no? Infatti. Tra l'altro Braccio era iscritto alla confraternita dei disciplinati di San Francesco. Noi abbiamo l'archivio, quindi certo, ci sono prove schiaccianti. Personalmente ho sempre creduto nella divulgazione della cultura. La cultura non va abbassata, ma va messa in forma accessibile alla maggiore
al maggior numero di persone. Perché? Se la cultura è beneficio di pochi, necessariamente decade. Certo. Ma questo è un tema, guardi, è un tema che toccheremo nel corso della nostro dibattito, perché in effetti la scelta di puntare su un docufilm guarda ad uno strumento moderno per poter divulgare la cultura e la storia, e che fa sì che tanti possano conoscere, molti più di quelli che magari accedono ai libri, cosa possibile a tutti, ma è uno strumento che purtroppo oggi, diciamo, che lamenta qualche, come dire, qualche giro in meno rispetto alla comunicazione visiva, virtuale, anche via internet. E dunque, perché non puntare su questo? Ne parleremo tra poco. Tra poco avremo anche, questo è un input che lancio alla regia, il collegamento telefonico col professor Tommaso Di Carpegna Falconieri, che insieme al professor Nucciarelli ha appunto curato alcuni aspetti importanti. Qual è stato in questa edizione, Venarucci, l'aspetto più difficile sul piano creativo e organizzativo? Ma toccando, come posso dire, la storia, l'arte, è stato complicato ponderare il linguaggio, sia visivo e sia proprio di contenuto. L'intenzione è quella proprio di divulgare, ma anche di aprire. Abbiamo cercato di essere pop, nel senso più nobile del termine. Abbiamo cercato di... Un po' la Andy Warhol, insomma. Sì, di rendere accessibile, appassionante, interessante, stimolante al maggior numero di persone possibili la storia di Perugia, la storia di Braccio. Capire chi siamo stati aiuta a capire chi siamo ora. E probabilmente anche a capire come si stanno evolvendo le cose, soprattutto in una città complessa come Perugia. Ma per esempio anche per me è stato veramente nutriente, affascinante dover ascoltare i professori e notare il loro dono di generosità, di cultura acquisita negli anni, con anni di ricerca. E crediamo di aver fatto centro, ma non solo con la docufiction, anche nei bandi dei Rioni, o nell'aver deciso di riprendere le ricette di Giovanni da Montemalbe. L'intento è stato proprio quello di aprire, togliere barriere, cercare di abbattere pregiudizi verso la nostra manifestazione. Sono tante mani tese a chiunque le voglia afferrare. E chissà che da questa edizione così sofferta, perché proprio più virtuale che reale, non siano nate delle idee che poi possano essere riportate in piazza, nei vicoli, nelle vie di Perugia, quando si tornerà alla normalità, Presidente. Guarda, devo dire che Perugia 1416 è anche questo, idee in continuo, mai fermi, mai. Dal 2014 ad oggi non siamo stati mai fermi. E parlando di questa rievocazione tra il reale e il virtuale, già mentre la mettevamo in atto pensavamo a nuove cose, sono già in programma altre non appena finito, però adesso questo non lo voglio ancora dire. Intanto c'è da godere, però, quindi, questa quinta edizione. Allora, io anche penso che la rete ci permette anche di andare laddove non ci conoscono, ad anche laddove non conoscono Perugia, e vedendo questo prodotto, questa opera, io la vorrei chiamare, sicuramente Perugia esce grandiosa, perché esce non solo nella sua monumentalità, ma anche nei luoghi nascosti, quelli più preziosi, e vien voglia veramente di andarli ad assaggiare. Quindi parla di Perugia, parla di questa manifestazione, ma ne parla, già avevamo avuto tanti contatti l'anno scorso con la webcamera, dall'Australia agli Stati Uniti all'Argentina, e quest'anno penso e spero, grazie anche al nuovo sito che è andato in onda già da oggi, di poter raggiungere veramente il mondo. Una platea vastissima. Interrompo questo per un attimo. È il bello della rete. Certo, la Presidente, perché mentre vediamo alcune immagini del docufilm che potremo apprezzare più tardi dalle 22 integralmente, siamo collegati telefonicamente col professor Tommaso Di Carpegna Falconieri, che ringrazio. Non è potuto essere con noi qui in studio per esigenze di carattere logistico. Professore, buonasera.
Buonasera a lei, buonasera a tutti. Grazie, grazie per essere buonasera. Con noi. Allora, noi abbiamo parlato di questa edizione virtuale, c'è qui con noi la Presidente Severini, c'è il regista Venarucci, c'è il professor Nucciarelli. Anche a lei chiedo com'è stato, per chi è abituato a raccontare la storia, a spiegarla, a illustrarla ai più giovani, ma anche in occasioni di conferenze a una vasta platea, immergersi in uno strumento così, così particolare, appunto come il docufilm, insieme a dei colleghi, per raccontare poi un pezzo di storia. Lei ha avuto un passaggio alla Sala dei Notari molto interessante. Ciò che accadde a Perugia nel 1416 segna un po' il passaggio tra Medioevo e Signoria, ha detto. Insomma, la figura di Fortebraccio è cardine in questa lettura. Ma direi proprio di sì. Io non ho mai fatto prima di ora una docufiction, quindi devo dire è un'esperienza che per me è stata molto interessante sotto ogni punto di vista. E, ho insegnato naturalmente, quindi diciamo il mio modo di parlare al pubblico è già stato in qualche modo raffinato nel corso del tempo, perché gli studenti devono capire bene ciò di cui si sta parlando. Però la docufiction veramente mi ha dato la possibilità di entrare profondamente in un modo diverso, direi, nella storia qui al confine tra Medioevo e Rinascimento, e soprattutto di fare la conoscenza di una Perugia meravigliosa che non conoscevo in questa sua bellezza, in questa sua bellezza segreta. Nominava la Sala dei Notari, sì, ma siamo stati anche alla Mercanzia, al Cambio, posti veramente meravigliosi che il documentario esalta, e dunque secondo me ha anche questa, diciamo, questo valore aggiunto, questo documentario, cioè di far vedere la bellezza di questa vostra splendida città. Ecco, poi lo chiederò anche al professor Nucciarelli, la figura di Braccio Fortebraccio, forse prima anche di questa manifestazione, è stata un po' dalla storiografia generale un po' sottovalutata. Si può collocare al pari dei Federico da Montefeltro, dei Lorenzo dei Medici? Lo chiedo al professor Carpegna e poi anche al professor Nucciarelli. Magari sono parallelismi un po' ludici, però... No, perché sono dei principi rinascimentali. È una riflessione che tra l'altro mi ha consentito di fare proprio questo lavoro di documentazione preliminare. Braccio da Montone è un personaggio molto simile sia, che so, a Ludovico il Moro, sia ai grandi Sforza, che sono condottieri, infatti, come sono i Bracceschi. Lì il problema magari è il modo attraverso il quale Braccio è stato raccontato dopo che è morto, e questo ha cambiato un pochino le carte in tavola. È una delle cose che su cui abbiamo ragionato durante il documentario, cioè la grande differenza che c'è a mio avviso tra un signore rinascimentale come che so, Federico da Montefeltro o addirittura Lorenzo il Magnifico, non è tanto il personaggio, perché sono tutti gran signori e mecenati e nello stesso tempo anche uomini di guerra spesso. No, la differenza sta nel fatto che questi hanno dinastizzato il proprio potere, cioè hanno avuto una famiglia che è continuata dopo di loro, che ha celebrato la memoria del personaggio, che lo ha fatto diventare grandissimo, diciamo che ha mantenuto la sua grandezza, mentre in Braccio è rimasto una sorta di meteora, e dunque proprio per questa ragione, diciamo, più ambiguo, meno conosciuto, e qualche volta anche pensato soprattutto nella sua veste di uomo d'armi. Ma Braccio non è stato un uomo d'armi soltanto, come non lo è stato per esempio Federico da Montefeltro. Insomma, io lo accosterei davvero soprattutto ai grandi condottieri come sono Federico da Montefeltro e Sigismondo Pandolfo Malatesta. Io la ringrazio, professor Carpegna. Ovviamente l'appuntamento, lei è di casa in Umbria anche per altre manifestazioni, tra l'altro a fine mese credo sarà di nuovo a Gubbio per il Festival del Medioevo, siamo sempre ci in tema. Ci senz'altro, con grandissimo piacere. Siamo un sempre caro in tema. A tutti, devo dire, voglio ringraziare personalmente Teresa Severini perché è stata veramente una bellissima esperienza, e con Franco Ivana abbiamo lavorato egregiamente, con Stefano Venarucci devo dire una splendida occasione di incontro. Un caro saluto a tutti quanti. Grazie al professor Tommaso di Carpegna Falconieri. Io però passo al collega, al professor Franco Ivan Nucciarelli. Braccio, Fortebraccio,
forse ha dovuto aspettare 6 secoli per essere celebrato, possiamo dirlo? Sì. Grazie anche a questa manifestazione. Ha ragione Tommaso Di Carpegna. Non sarò io a sminuire la figura di Lorenzo il Magnifico, essendo soprattutto di genitori fiorentini, ma Lorenzo il Magnifico ha avuto poi un seguito, certo. Perché i Medici continuano a governare, un discendente diventa duca e poi granduca di Toscana, arrivano al 700 quando si estinguono. Quindi è chiaro che hanno avuto la possibilità di incidere sulla vita di Firenze e Toscana in maniera profonda. E di celebrare, no, ecco, queste figure. Lo stesso a Ferrara, gli Estensi, che fino al 598 sono duchi, finché alla fine Ferrara torna alla Chiesa, hanno i secoli a disposizione, i Gonzaga, eccetera. Braccio comanda Perugia 8 anni. 8 anni non sono un tempo infinito. Un soffierimento nella storia. La storia non si fa con come le cose sarebbero dovute essere, ma con come sono andate, quindi non mi metta a dire cosa avrebbe fatto se avesse potuto, non di meno, se non fosse morto alla battaglia dell'Aquila, forse un'attività più profonda e capillare ci sarebbe stata. Certamente. Sta di fatto che comunque, come accennava il collega Tommaso Di Carpegna, con Braccio la committenza artistica si sposta sostanzialmente dalla committenza pubblica, cioè il comune, i grandi ordini monastici, la chiesa, si sposta alle famiglie signorili, che è il tipo di committenza che poi favorirà il pieno rinascimento. Ecco l'aggancio con Raffaello. L'aggancio con Raffaello non è pretestuoso. Intanto Raffaello è urbino, quindi Montefeltro, quindi legami di amore e odio con Braccio, ma poi proprio Raffaello beneficerà della committenza privata signoriale, per cui il passaggio da comune a signoria ha dei riflessi molto importanti sulla committenza artistica, di cui Braccio è in fondo a Perugia un anticipatore. Certamente, senza dimenticare che qualche sera fa, lo ricordava Vittorio Sgarbi nel suo spettacolo dedicato a Raffaello, che insomma anche un certo Pietro Vannucci ha avuto un'influenza importante nella formazione artistica di Raffaello l'Urbinate. Noi sulle immagini che vediamo del professor Carpegna, che ci anticipano il docufilm che andrà in onda tra poco più di mezz'ora, insomma c'è da trepidare ancora poco, ma abbiamo alcuni temi interessanti da toccare, la promozione di Perugia attraverso questa manifestazione, ma anche lo strumento appunto del docufilm, che è stato esaltante ad esempio per raccontare l'epopea dei Medici. I Medici hanno varcato i confini di tutto il mondo anche grazie a una fiction. Magari qualcuno storcerà la bocca, ma come diceva il professor Lucciarelli, il fine giustifica i mezzi, no? Giusto? Ne parliamo tra poco, più tardi dopo la pubblicità avremo anche il grande protagonista collegato via Skype, ovvero Alexio Bacchiorri, al secolo, in quel secolo, Braccio forte Braccio. Pubblicità e torniamo nel XXI secolo e poi ci rimmeggiamo nella storia. Seconda parte della nostra puntata di anteprima dedicata a Perugia 1416 torna in Umbria per la nuova stagione, lo fa proponendovi in anteprima in esclusiva il docufilm Braccio 3.0. tra circa mezz'ora vi lasceremo alle immagini davvero suggestive e davvero accattivanti, con la narrazione speciale curata da testimone all'eccezione, uno dei nostri studi, appunto il professor Nucciarelli, per la regia di Stefano Venarucci, sotto la grande supervisione della presidente Teresa Severini. Abbiamo sentito al telefono il professor Carpegna, tra poco avremo un altro ospite telefonico, ma intanto io chiedo alla presidente quanto l'aspetto aggregativo di questa manifestazione, che era uno dei segreti delle precedenti edizioni, è stato in qualche modo preservato nonostante il carattere virtuale. Quanto hanno vissuto i cinque rioni, Porte Burnea, San Pietro, Sant'Angelo, Santa Susanna e Porta Sole, questa edizione? L'hanno vissuta tutti, innanzitutto con quel patema d'animo
si può fare, non si può fare, cosa ha detto oggi il questore, perché anche lì ho avuto ringrazio anche la questura per i contatti continui che abbiamo avuto di aggiornamento negli ultimi tempi. Ma veramente anche, come sappiamo, che una edizione così muove l'artigianato, muove tante altre funzioni, e quindi anche lì si sono continuati a realizzare dei costumi, si è continuata a pensare alla regia non soltanto della docufiction, ma anche di quei bandi, dei rioni, delle altre. Si è montato alcuni dei vecchi filmati, delle vecchie edizioni. Abbiamo riproposto e riproporremo in questi giorni il videomapping che era stato fatto realizzato e proiettato sul Palazzo dei Priori, sempre con Braccio. Insomma, abbiamo cercato di tenere vivo l'attenzione e l'interesse. I capitani e gli alfieri, quindi parliamo proprio dei giovani, hanno costituito un gruppo che si è visto, credo, due volte alla settimana per tutto il tempo nel mezzo. Poi io ho continuato a pensare, a lavorare, il nuovo sito ha dato occasioni di rivedere tanto anche del passato, però una grande occasione di promozione di Perugia, dicevo. Sì, ma poi mi piace anche il fatto, dicevi prima, ritorniamo al XXI secolo, ma quella docufiction è girata nel XXI secolo, è frutto del XXI secolo, non a caso si chiama 3.0. Allora, scherzosamente, Tommaso Di Carpegna diceva alla Sala dei Notari, Braccio 1.0 era Braccio. Braccio 2.0, Perugia 1416, la rievocazione, e il 3.0 è questo. Quindi avevamo girato addirittura delle scene. Dietro c'era il palco di Umbria Jazz, perché in quei giorni c'era Umbria Jazz, poi l'abbiamo dovuto sostituire perché la musica copriva la voce, però vedrete anche negli accoppiamenti musicali, negli arrangiamenti, ci siamo tenuti proprio su, sì, si inizia con questi canti gregoriani, però si va poi verso il jazz addirittura, quindi è proprio dal libro, che non è ovviamente un manoscritto, neanche una cinquecentina ovviamente, ma un libro di oggi che tiene in mano il notaio a Franco Ivan e Tommaso Di Carpegna, che girano nella Perugia di oggi. Mi preme anche ringraziare Luca Petrucci, sì, il professor Luca Petrucci, perché anche lui ha fatto parte di questo comitato scientifico che ci ha visto tutti riuniti. E è bello perché magari eravamo in vacanza, però ci comunicavamo via web le cose, i testi, li riguardavamo. Poi, entrando nei luoghi, per esempio nel Nobile Collegio del Cambio, nel Nobile Collegio della Mercanzia, salendo alla Torre degli Sciri, andando al Collegio dei Nobili, San Francesco dei Nobili, entrando dentro l'auditorium, è stata un'emozione, perché quell'auditorium è il nostro gioiello. Spero che sia prestissimo fruibile dal pubblico e che si riporti anche, si termini il restauro della Cappella degli Oddi, dove dovrebbero tornare poi le spoglie di Braccio. Questo docufilm può essere uno stimolo ulteriore anche a questi recuperi. Vorrei anche dire una cosa. Marco Rufini, che era uno dei grandi fautori delle idee iniziali, voleva tanto fare un film su Braccio, ecco. Glielo dedichiamo con tutto il cuore. Si è avverato questo suo sogno, ma noi l'abbiamo evocato e a questo punto ce l'abbiamo davvero telefonicamente, quindi siamo nel XXI secolo, ma è proprio lui, Braccio Forte Braccio, ovvero Alexio Bacchiorri. Buonasera. Buonasera, mi sentite? Ti sentiamo bene. Ti do del tu, mi permetto di darti del tu perché sei giovane. Ci mancherebbe. Perché sei, a Braccio Forte Braccio bisognerebbe dare del lei, se non altro per, voglio dire, non solo per educazione, ma anche una minima soggezione. Come si sta nei panni di Braccio Forte Braccio, Alexio? Come si sta? È difficile da esprimere, perché uno, diciamo che oltre a essere chiaramente, ormai lo sanno tutti, un grande estimatore del personaggio, uno studioso nel proprio piccolo, è proprio un pezzo di storia, Braccio deve essere un po' identificato come innanzitutto un umbro, non dobbiamo dimenticarci
dimenticarci questo, un vero e proprio ribelle che ha lottato per la propria terra, poi purtroppo è andata a finire malamente, però va tenuto sempre a mente, è un modo per costruire la storia sicuramente. Ecco, Alexio Bacchiorri interpreta Braccio in questo docufilm. Cos'è cambiato passare dalla piazza alla realtà virtuale, sapendo che poi si tornerà in una piazza reale, perché fin da stasera tantissimi perugini, ma umbri, vedranno il docufilm? Beh, sicuramente qualche battito cardiaco in meno, perché non è facile, soprattutto visto se sono cose che sin da piccini uno si è augurato di vedere un palio nella propria città. Io ho sempre partecipato a pali in città diverse da Perugia, e vedere che questo potesse essere fattibile anche nella mia città, soprattutto chiaramente rivestendone un ruolo diciamo importante, è un'emozione indescrivibile. Che, ecco, proprio i rioni si potessero realizzare, chiaramente il momento è quello che è, però non va spenta la fiamma, è una fiamma che deve ben rimanere accesa, e la cultura deve servire anche a questo, la cultura, la rievocazione, tenere ancora più salde le proprie origini, perché ne abbiamo veramente bisogno, soprattutto adesso. Con questo primo piano chiedo al regista conferma di quello che mi diceva nell'intervallo, che c'è anche un pubblico femminile che insomma ha potuto apprezzare molto le gesta di Braccio Forte Braccio 3.0. Alexio ha la fortuna del vero, del finto. Alexio ha la fortuna di bucare la... Questo sicuramente ci siamo divertiti, anche perché io, insomma, qualcuno lo sa, ho una compagnia d'arme, la compagnia del Grifoncello, che ormai siamo una realtà sia per 1416 che nella realtà di Perugia, tutti i ragazzi, diciamo, dai 15 ai 65 anni, che hanno questo sogno di portare il grifo al petto. Quindi oltre la rievocazione, oltre il fatto di fare scherma storica, chiaramente ci mettono il cuore, che è questo quello che conta, almeno che per noi conta, al di là della storiografia, degli studi che si fanno e quant'altro. Quindi, questo spirito di identità forte, Alexio, infatti ne parlavamo, diceva Venarucci, no, rispetto a... Sì, che Alexio ha la fortuna di essere in parte subito, cioè nei panni di Braccio Alexio non fa nessuno sforzo per calarcisi. È perugino dentro, quindi... Esattamente questo. Ma devo dire che è una cosa allargabile a tutti i partecipanti della fiction, anche agli attori minori. C'è stato veramente questo grosso sentimento. Poi è altrettanto vero che abbiamo lavorato in condizioni diciamo di contingenza, perché abbiamo fatto tutto questo lavoro incredibile. Sono 40 e più minuti di contenuti qui, 20 minuti i bandi, 50 minuti le ricette, li abbiamo girati tutti e montate in 20 giorni, quindi a 12-13 ore al giorno di lavoro. In situazioni che, ricordiamo, sono sempre legate alle norme di sicurezza. Assolutamente, quindi... Io considero che non vedo mia figlia da un mese praticamente. Stasera quando gli ho detto che venivo, anzi la saluto, ciao Elena, mi ha detto no papà parti anche stasera, purtroppo. Però dico, è stato veramente... un'onda di energia, di entusiasmo in tutti i partecipanti, in tutti coloro che lo hanno in qualche maniera spinto e tifato. E ci tengo tantissimo, al di là della riuscita alla quale chiaramente sono legato, al messaggio. Sono veramente delle mani tese, ci stiamo veramente mettendo a nudo sul social. Ci siamo veramente impegnati, abbiamo prodotto contenuti, abbiamo parlato di cose che sono importanti per me, ma per tutte le persone che fanno Perugia 1416, e è un invito a partecipare. Certamente, ad apprezzare. Un'ultima battuta con Alexio Bacchiorri, sì, al quale chiedo intanto, dacci, non ci spoilerare adesso un altro termine di questi moderni, ovviamente il docufilm, ma dici qual è stata secondo te la scena più bella. E poi dici che cosa stai girando adesso, perché io so che non c'è solo Perugia 1416 nella quotidianità di Alexio Bacchiorri, qui stiamo andando avanti. Beh, se noi umbri veniamo chiamati anche da,
dai grandi del cinema per comandare eserciti, insomma, qualche cosa, non saremo solo fuffa e qualcosa valeremo, no? Come ecco. Una volta, effettivamente, quindi questo va sicuramente tenuto in considerazione. Intanto riguardo la prima domanda, beh, io intanto saluto i presenti, saluto Teresa, Franco Ivan, il grande Stefano, qui poi ci siamo veramente divertiti e c'è una scena veramente suggestiva, che poi vedrete, girata a San Francesco al Prato di notte praticamente, e lì l'impatto è stato veramente forte, perché la chiesa era nostra, tra virgolette, ce la siamo goduta, una chiesa che è spoglia ma non ha bisogno di fronzoli, perché è una chiesa che parla da sola a livello storico, e quindi lì è stata un'emozione parecchio forte. Poi spero che la si evinca anche da chi vedrà l'esito del film, la si possa intravedere anche là. E sappiamo che sei in Toscana, ma insomma abbiamo capito che non... Sì, diciamo che in questo caso siamo un pochino più avanti con l'epoca, già si parla di polvere da sparo, fioretti, ecco, quindi ecco. Non è la scherma grezza che siamo abituati a fare noi con la compagnia o con l'epoca che rivestiamo appunto con 1416, però è interessante perché è dovuto addestrare in poco tempo un centinaio di ragazzi alle prime armi, dai plotonati, su come impugnare un moschetto, gli ordini, insomma è un film che vogliono gli ordini in francese, roba varia, quindi io spero che in quel poco di parte, insomma, che ho posto in essere ci sia anche un po' di Umbria, un po' di Perugia in quel ruggito di dire un semplice armare con tutto un esercito che si arma, perché certamente bisogna mantenere intatta questa sana ribellione che sta dietro ad un costume medievale. Dentro al costume medievale, dentro l'armatura c'è veramente molto ma molto di più, quindi bisogna andare oltre. Certo, noi ti ringraziamo. C'è bisogno, ci mancherebbe, vi ringrazio voi. In bocca al lupo ci vediamo domani sera. Certamente, in bocca al lupo per questo nuovo impegno, ma anche in bocca al lupo da qui a domenica per questa edizione del 1416. Tra poco ti vedremo protagonista del docufilm. Grazie Alexio Bacchiorri, grazie, che vestirà i panni di Braccio Forte Braccio. Dicevamo col professor Nucciarelli, la fiction come mezzo di divulgazione della storia. Lei ci ha accennato che non le dispiace questa idea. Ma innanzitutto l'intelligenza è utilizzare tutto ciò che si ha a disposizione. E poi le innovazioni ci sono sempre state. Faccio un esempio. Per secoli in Italia si è dipinto a tempera. A un certo punto dalle Fiandre viene la notizia che si potrebbe usare l'olio di lino. Comincia nel 400 timidamente, Piero Francesco uno dei primi che comincia a mescolare un po' d'olio e lo chiamiamo tempera grassa. Piano piano, lentamente si passa all'olio. Un nuovo linguaggio, no? Che permette soluzioni pittoriche che con la tempera non sono possibili. Ossia, perché dovremmo rinunciare alla possibilità tecnologica di comunicare con un pubblico anche in assenza? Certamente. Del resto è tutto. Tutte le grandi rivoluzioni sono avvenute perché sono accolte le innovazioni. Certamente. Su questo credo che sia d'accordo anche la Presidente, Teresa Severini. Questo docufilm potrebbe riuscire anche laddove appunto la realtà non ha consentito di vivere e potrebbe diventare un grande mezzo divulgativo per Perugia, per Braccio, per questa manifestazione. Si parla tanto di film commission. Abbiamo visto, sì, abbiamo visto nel tempo le regioni che si sono potute avvalere della Film Commission come sono esplose anche nel turismo, perché mostrare i propri paesaggi, borghi storici, l'arte che li caratterizza è stato per loro, per queste regioni, è stato veramente un volano attraverso la Film Commission. Io mi auguro che questo possa avvenire anche per l'Umbria. Devo dire che vedere, cioè noi abbiamo dei paesaggi magnifici, ma abbiamo centri come Perugia è un palcoscenico naturale, medievale, diciamo essenzialmente medievale, ma anche nella sua veste etrusca, in tutte le epoche, è un palcoscenico naturale, quindi poterlo far conoscere anche attraverso questi filmati. Per esempio qualche mese fa c'è stato Paese che vai, che è venuto con Braccio Baglioni, va bene, era un'altra epoca, però far vedere, far capire, far sentire questo cuore che pulsa anche a Perugia
di storia, di sentimento, di passione, di tradizione, di arte, sono tutti ingredienti di una ricetta veramente vincente. Quindi vorrei che fosse anche questo lo scopo di Braccio 3.0, invogliare a conoscere di più della storia, invogliare a conoscere di questa città. Del resto, utilizzare queste tecnologie fu anche lo scopo di creare, cioè lo scopo, il mezzo nella creazione di Perugia Folgore, ad esempio, alla Rocca Paolina, dove in una video immersione si legge la storia di Perugia senza cronologia, proprio una dietro l'altro, ma col sentimento, con l'emozione. Io ho visto gente uscire piangendo da lì. Ecco, allora, le immagini, la musica, ma soprattutto il cuore di quelli che hanno contribuito, che hanno recitato, e qui ritorno a quei rionali che hanno vestito con l'orgoglio con cui si veste l'abito storico e hanno partecipato a questo sapendo di impersonare dei personaggi che poi dovevano parlare di Perugia. Beh, questo non, cioè, è l'importanza, certo, del rievocare, perché impara, induce, suggerisce lo studio della storia, ma non soltanto della storia, come ci dice benissimo Franco Ivannucciarelli, della storia dell'arte, chiaro, dell'evoluzione. Qui la musica, forse qualche suggestione la dà, ma abbiamo detto che è stata anche una volontà un po' pop di... Certo. Di fare, rottura, di fare, diciamo, sì, di fare una rottura, cioè, perché è anche vero che la storia dai nostri ragazzi, i nostri giovani, non va vista la storia dell'arte, la musica, musica classica, la musica storica, non va vista come una cosa che mette soggezione o se non addirittura noiosa. O che appartiene a un'altra epoca, moderna. Mi va presentata in modo così che coinvolga, rutilante, e credo che Braccio 3.0 sia veramente in questa direzione. E anche un volo diverso, professor Lucciarelli, per insegnare. Lei come si è calato? Io l'ho chiesto al professor Carpegna, come si è calato in questo docufilm? So se era anche per lei la prima volta. Ma, una sì, sorta di, certo, Virgilio, lei l'ha, ha condotto, condurrà il telespettatore. Io il telespettatore. Ho fatto tutt'altro lavoro in vita mia, quindi è una grossa novità. Noi l'abbiamo vista comparire spesso nelle immagini. Sì, in Toscana si dice invecchiando, impazzendo, quindi la spiegazione può essere anche questa. No, ripeto, fa gioco alla mia teoria che la cultura va divulgata. Certo. Ossia, io anche quando insegnavo, molto spesso le lezioni le facevamo in esterni, essendo Perugia dotata di monumenti, trovavo stupido fargli vedere le diapositive quando potevamo andare in galleria a vedere dal gli originali. E, tra l'altro, c'è prima si parlava di scenografie naturali, insomma, c'è un suo conterraneo, un maestro della cinematografia mondiale, Franco Zeffirelli, che per primo tra la fine degli anni 60 e 70 scelse l'Umbria per diciamo, certo, dare, certo, no, l'ambientazione ai propri capolavori, Fratello Sole, Sorella Luna, su tutti. Ci avviciniamo alla chiusura, abbiamo un altro break pubblicitario, poi introdurremo il docufilm, perché no, ci siamo. Andiamo avanti. Ah, proseguiamo, mi dicono ancora qualche... Quindi qualche istante ancora con i nostri ospiti per un giro finale, lo anticipiamo, quindi rispetto a prima. Invece la scena che è piaciuta di più al regista qual è? Se vogliamo, guarda, svelare qualcos'altro, abbiamo sentito qualcosa da Braccio, Forte Braccio. Devo concordare con... con Alexio. Con Alexio, sì, anche se poi ho particolarmente a cuore tutte le scene, ma la sera che siamo entrati... Era buia, San Francesco al Prato, e abbiamo sentito, io ho sentito una vibrazione particolare, ci hanno acceso queste luci e poi loro, i figuranti, gli attori hanno cominciato a cambiarsi e sembrava veramente qualcosa che sorgesse dal passato, qualcosa di... mistico quasi, infatti a mio chiaramente modesto modo di vedere,
quelle scene lì sono rispetto alle altre particolarmente toccanti. Sembra proprio un posto vivo che attendeva di essere aperto e svelato ai più. Sembra come se ci avesse fatto un dono il posto proprio mentre stavamo girando. Come l'avessero messo lì per quella scena. Esattamente. O quella scena fatta apposta per quel posto tanti lì. Tanti secoli fa. A proposito di arte, ricordiamo anche la proficua collaborazione con l'Accademia Belle Arti. Sì. Che è stata importante da questo punto di vista. Da sempre. Oltre al vincitore del concorso, questo frate così curioso che ha destato grande curiosità, insomma, grande interesse, no? Sì, noi fin dall'inizio, intanto devo dire che l'Accademia è uno dei soci fondatori di Perugia 1416, dell'associazione, ma fin dall'inizio noi abbiamo scelto di far disegnare il palio a uno studente dell'Accademia, con un concorso, quindi stimolare la partecipazione che man mano negli anni è aumentata, dai pochi elaborati dei primi anni siamo arrivati a tanti elaborati, per cui è anche difficilissimo poi arrivare a una scelta finale, e anche in un anno così in cui il Covid ha impedito le lezioni, a un certo punto le ha bloccate, questi ragazzi hanno continuato a lavorare. E scoprire poi, non sapevamo ovviamente, quando abbiamo deciso quale fosse il vincitore, scoprire che era un frate del convento, dei frati francescani, dei frati minori. Felix Marian Blagi. Esatto, che ha dato tra l'altro un significato così importante alla sua opera, perché ha veramente messo insieme tra la spada di braccio e la spada di San Michele Arcangelo, messe insieme puntando verso Dio, cioè mettere insieme in fondo il potere civile con il potere religioso, e in questa sintonia lui ha detto braccio è stata la volontà di Dio, quindi è stato veramente un grande significato, ma al di là di quello anche artisticamente un gran bel palio. E la cosa più, devo dire, che tutti abbiamo condiviso. In un anno in cui non si sono potute fare, non abbiamo voluto prima di potere, ma non abbiamo voluto fare le sfide. In un anno in cui non abbiamo voluto fare il grande corteo, in un anno in cui non abbiamo fatto le taverne, anche per così essere più vicini ai ristoratori, anche se spesso in alcune taverne, come a Sant'Angelo per esempio, sono gli stessi ristoratori che partecipano. Ecco, non avendo messo a punto tutte quelle innovazioni che volevamo fare ed erano pronte per la nostra edizione, le rimandiamo al 21, abbiamo deciso tutti insieme che il palio viene donato alla città. Questo è un gesto simbolico. Questo è un gesto che, credete, è simbolico, ma viene dal cuore di tutti ed ha una valenza enorme. Spero che questo sia apprezzato da tutti, anche da coloro che non sono coinvolti con Perugia 1416, perché è veramente il segno dell'inchino alla città che si fa. Spirito olimpico. Sì, cioè questo palio è tra l'altro bellissimo, viene donato, lo donerò al sindaco, se fa in tempo a tornare da Trento, me lo auguro, lo donerò al sindaco domenica, e sarà veramente a testimoniare a memoria di questo periodo difficile, ma anche alla volontà di non arrendersi dei nostri rionali, di Perugia 1416 e dei Cinque Rioni. Chiudiamo, prima di lanciare la pubblicità, subito dopo partirà il docufilm Braccio 3.0, ricordando, prima di salutare gli ospiti, telegraficamente da qui a domenica ci aspetta tanto. Sì, ancora. Nei nostri social hanno proprio un calendario di uscita, ripeto, sono molto vicini, però poi restano anche oltre l'orario in cui escono, quindi si possono vedere, condividere, e devo dire, per esempio, le ricette sono già andate quasi a 6.000 visualizzazioni, e ne sono uscite soltanto 3, oggi pomeriggio usciva la terza. Ma anche tutti gli altri eventi, diciamo, i soggetti, vengono veramente molto apprezzati. E ripeto, c'è una calendarizzazione. Poi tutto comunque anche nel sito, e ovviamente non Braccio 3.0 adesso, ma ci sarà da appena finito, certo, terminata la trasmissione. E ancora un grazie a Umbria TV, se posso dire, per il supporto che ci ha dato sempre. È sempre stato vicino a noi con la diretta, è sempre stato molto attento, ha molto apprezzato ed ha molto anche aiutato la divulgazione della manifestazione. Quindi oggi è un tributo che
credo che sia giusto sottolinearlo, anche perché diciamo l'emittenza locale è anche, come dire, specchio di queste manifestazioni di identità, e quindi è importante che sia vicina a queste realtà nella loro evoluzione, anche in anni come il 2020, in cui deve essere un'evoluzione virtuale, ma a maggior ragione si avvicini, proprio perché rappresentano un momento di grande comunità attraverso la rete, ma di grande comunità e partecipazione, come lo è quest'anno, anche quest'anno, Perugia 1416. Io ringrazio gli ospiti di questa serata, grazie al regista del docufilm a cui vi lasciamo, Stefano Venarucci, grazie ovviamente, grazie in bocca voi. Al lupo per il futuro, perché insomma bisognerà tornare alla realtà. Grazie al professor Franco Ivan Nucciarelli, storico, uno dei Virgilio del docufilm, che ci accompagneranno in questa Perugia nota ma anche segreta, e grazie alla presidente dell'associazione Perugia 1416, Teresa Severini. In bocca al lupo per il futuro, ovviamente. Noi lanciamo la pubblicità, ma subito dopo il grande protagonista sarà lui, Braccio Forte Braccio, con il docufilm Braccio 3.0. Il nostro viaggio nel tempo comincia da un luogo che mette in comunicazione passato e presente, l'archivio, un luogo affascinante che conserva la memoria e permette di ricostruire la storia. È qui che incontreremo Braccio Forte Bracci per la prima volta. Nell'archivio di Stato di Perugia, dove ci troviamo, si conserva in originale un documento sottoscritto da Braccio, datato 25 luglio 1416, di poco successivo quindi alla battaglia di Sant'Egidio e alla nomina a signore dello Stato perugino. Ecco la sua sottoscrizione, la sua firma, in questo documento. Braccio promette di non alterare la struttura politica della città, che infatti rimase invariata fino a tempi piuttosto recenti, e in parte alcune istituzioni sono tuttora vive e vitali. Buongiorno Tommaso, sono stato in archivio e ho guardato con gran cura i documenti principali
Però guarda, è necessario confrontarci su molte questioni, d'accordo? Benissimo, dimmi dove vuoi che ci vediamo. Direi tra la Fontana Maggiore e il Palazzo Comunale. Perfetto, ti raggiungo subito, sono in arrivo. Buongiorno Franco Ivan. Buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Vengo dall'Archivio di Stato perché ho voluto vedere con i miei occhi un importante documento su braccio. Quello del 1416, appena entrato in città. Poco dopo acquisita la Signoria di Perugia, in cui promette che non toccherà le istituzioni. Le magistrature comunali. Comunali. Molto interessante. Cosa che fece. Beh, penso che bisogna approfondire l'argomento a questo punto. Sì, sì, anche perché poi diede alle due arti maggiori, cambio e mercanzia, la struttura che con piccoli accomodamenti tuttora hanno nel 2020. E poi ci sarebbe da fare tutto il discorso della sua formazione militare, del suo essere condottiero, dell'aver comandato eserciti. Ecco, però non vorrei io che l'abilità militare mettesse in secondo piano la sua capacità di essere anche un mecenate. Certo, c'è la battaglia di Sant'Egidio, ma ci sono anche le logge, braccio. Ecco, dove al centro vedi lo stemma. Certo, è vero. E poi a questo punto c'è un discorso da fare anche sul rapporto con San Francesco, esatto, la devozione. Esatto. Voleva essere sepolti in San Francesco al Prato. Parlare di San Francesco apre un corridoio che ci porta lontano, dritti dritti al Cinquecento e anche a Raffaello. Vero. Allora mettiamoci subito all'opera. Benissimo, al lavoro. Andiamo. Come storico sono molto interessato al fatto che un personaggio che è vissuto così tanto tempo fa, sei secoli fa, ancora oggi desti questo interesse e susciti così tanto fervore d'animo nel popolo perugino. Il popolo di allora, il popolo di oggi, sono entità comparabili oppure forse invece appartengono a categorie diverse? E soprattutto l'idea di condottiero, signore, principe rinascimentale, in che cosa Braccio da Montone è simile oppure diverso a altri grandissimi personaggi celebrati nella nostra storia d'Italia, come, che vi posso dire, Federico da Montefeltro Cherubino, che è da tutti osannato, oppure ancor di più Lorenzo il Magnifico, signore di Firenze, che fu gran signore e mecenate e che ha fatto la grandezza di quella città? Vediamo dunque Braccio da Montone nel suo rapporto con Perugia, nel suo rapporto di allora e poi, se ci si riesce, anche nel suo rapporto di oggi. Siamo in presenza di una delle memorie più evidenti del passaggio di Braccio a Perugia, le logge che accompagnavano al grande scalone che portava al Palazzo Principesco, che si fece costruire subito dopo essere diventato signore di Perugia, purtroppo distrutto da un grande incendio. A Perugia è noto come il Palazzo Abrugiato. Braccio nacque il 1 luglio del 1368, un periodo difficilissimo per l'Italia. 20 anni prima c'era stata la grande peste che uccise un terzo della popolazione europea. L'approdo di Braccio al mestiere delle armi fu favorito da varie circostanze: l'estrazione sociale, l'inclinazione personale. Nel 1391, nell'assalto alla rocca di Fossombrone, viene gravemente ferito. Nel 392 sposa Elisabetta di Bartolomeo degli Armanni o Ermanni, sorella di Felcino, che diverrà uno dei suoi alleati più fedeli. L'anno seguente, a Perugia, si verifica l'ennesimo tumulto tra Raspanti, il partito di banchieri mercanti, simbolo un gatto, e Beccherini, il partito nobiliare, simbolo un falco. Questi ultimi hanno la peggio e i più in vista, fra cui Braccio e il cognato Felcino, sono espulsi dalla città. Inizia un decennio in cui Braccio combatte sotto varie bandiere, procurandosi anche alleanze importanti con Spoleto e Firenze e dal 1404 con i Trinci, signori di Foligno. Nel 1407 comanda una propria compagnia di ventura che combatte
sotto le bandiere di realtà politiche importanti. Obiettivo principale, però, è il rientro a Perugia. Nel novembre del 1410 sferra l'attacco alla città da Porta San Pietro. Non riesce nell'intento, non di meno, a Tartaglia e Ceccolino Michelotti, che lo inseguono mentre si ritira verso Torgiano, infligge una sconfitta che gli frutta 600 cavalli e un gran numero di prigionieri. Nel 1414 combatte a Todi contro Muzio Attendolo Sforza, passato al soldo del re di Napoli. Il 6 aprile 1416 lascia la Romagna e muove verso Perugia con 4.000 cavalli e un gran numero di fanti. Davanti alla tenacia dell'esercito braccesco, il partito dei Raspanti, alleato con il Papa, affida la difesa a Carlo Malatesta, nominato significativamente difenditore dei Perugini per la Santa Chiesa. Braccio, capo dei Beccherini, è invece contrario all'ingerenza pontificia nel governo di Perugia. Nel conferimento dell'incarico a Malatesta è esplicitamente menzionata come ricompensa dell'auspicata vittoria la signoria su Perugia, il che significa che chiunque avesse vinto il passaggio da comune a signoria era certo. Va aggiunto che non combattevano cittadini perugini contro mercenari, ma due eserciti di mercenari. Anzi, casomai, i cittadini perugini nobili militavano nella parte di Braccio. Mentre di Braccio è nota la data di nascita, non è noto il luogo. Potrebbe essere nato sia a Perugia sia a Montone, perché la famiglia aveva una residenza qui e una nel piccolo centro dell'Alta Valle del Tevere. Qualora comunque fosse nato a Montone, era cittadino perugino in quanto Montone apparteneva al comune di Perugia. A Perugia si sa con esattezza che i Fortebracci abitavano in Porto Sant'Angelo, ma non è mai stata localizzata esattamente la residenza, che poteva essere o dentro le mura etrusche, quindi prima dell'Archetrusco, o subito dopo. Si sa che era alla sinistra della via che va a Sant'Agostino. Il 12 luglio i due eserciti, l'uno comandato da Carlo Malatesta e l'altro da Braccio da Montone, si scontrano nella grande piana che sta tra Sant'Egidio e Collestrada. La battaglia durerà dalle 7 alle 8 ore e sarà molto aspra. Vedrà la piena vittoria dei Bracceschi. Ma ora andiamo a Collestrada a vedere il sito dove si combatté questa terribile battaglia. Ci troviamo davanti all'antico borgo di Collestrada, al confine tra il contado di Assisi e il contado di Perugia. Collestrada è situato su una piccola collina di fronte alla quale si trova l'altra collina di Sant'Egidio, e in mezzo a queste due colline è stata combattuta la grande battaglia tra Braccio da Montone e Carlo Malatesta il 12 luglio del 1416. Entriamo, venite con me. Comincia a fare caldo come dentro le armature, mi sono dovuto togliere la giacca. E adesso vi faccio vedere il sito della battaglia. Ecco laggiù Assisi, che si intravede in lontananza nella caligine, la stessa caligine che c'è stata, che è salita dal basso e che ha, diciamo, dato molto fastidio alle truppe durante la battaglia. Questa è la piana entro la quale si è combattuta la battaglia. Laggiù c'era un boschetto in cui Braccio aveva nascosto una gran quantità di uomini disarmati che improvvisamente hanno alzato le bandiere e i pennoni per far credere che il suo esercito fosse molto più importante, molto più robusto rispetto a quanto era in realtà. E poi andando sempre in questa direzione, vedete laggiù il colle di Sant'Egidio che ha dato il nome alla battaglia, e poi ancora oltre
c'è il fiume Ponte San Giovanni, dove Braccio aveva acquartierato un gruppo di uomini perché aveva paura che i perugini fuoriuscissero per dar manforte a Carlo Malatesta, che invece proveniva proprio dal contado di Assisi. Quindi le truppe si sono affrontate qui sotto, da una parte i cavalieri di Carlo Malatesta, dall'altra parte i cavalieri di Braccio da Montone. Ci troviamo proprio sul limitare del campo di battaglia. Questo è il fiume Tevere e poi da qui parte la grande pianura che sta tra Colle Strada e Sant'Egidio, all'interno della quale si sono sviluppate le cariche di cavalleria che nel corso di 7 ore hanno portato Braccio da Montone alla vittoria. Il Tevere in teoria è pericolosissimo, perché se Carlo Malatesta fosse riuscito a spingerlo fino alle acque sarebbero morti affogati gli uomini di Braccio, e invece in realtà il Tevere è stata anche la soluzione, ciò che ha portato alla vittoria a Braccio da Montone, perché gli ha permesso di avere acqua in abbondanza. Infatti si sa che una delle ragioni per le quali Braccio è riuscito a vincere è stato di aver potuto dar continuamente da bere ai suoi uomini, rifornendoli di tinozze d'acqua, come possiamo leggere in questa incredibile e bellissima fonte del 400, che vi vado a leggere però in un telefonino del XXI secolo e tradotta nel XVII secolo. Questa dà perfettamente conto di quello che accadde anche dal punto di vista veramente del calore incredibile che si sviluppava all'interno delle armature di questi soldati. Essendo già venuto il mezzogiorno con un caldo intensissimo, i nemici, stanchi dal lungo viaggio, non potevano più sopportare né la sete né la polvere, e pareva che il sole, per essere nel mezzo del cielo, col suo ardentissimo calore abbruciasse anche la terra, e certi strettissimi vapori causati dalla stagione dell'anno avevano empito ogni cosa di caligine e d'arsura. Si sentivano uscire dagli elmi dei nemici certi angosciosi e faticosi aneliti, e non potevano senza lor pericolo allentare le celate, e avevano piena la bocca, gli occhi e tutto il viso di ardentissima polvere, e avendo tutte le membra di grandissimo sudore bagnate, si struggevano sotto l'arme. Non era punto minore la fiacchezza dei cavalli, perciò che non solamente si vedevano andare con le labbra cadute e con le lingue fuori, che pareva a loro che cadessero, ma tutti pieni di spuma, senza che giovasse punto il dal loro di speroni, si vedevano venir mancando nel mezzo della battaglia. Non interveniva così a Bracceschi, perciò che, essendosi provveduti di tutto quel che poteva alleggerire al caldo e la sete, così a soldati come a cavalli ripigliavano mirabilissimamente le forze con l'acqua, col vino e con l'aceto, che i fanti a piedi, come io dissi, preparati a questo effetto, porgevano loro qualunque volta andavano per bere o rinfrescarsi alla volta delle botti. E non bisognava si smontassero da cavallo, perché mentre i cavalli bevevano a tinozzi, i cavalieri, volendo, bevevano anch'essi dalle mani dei pedoni e tornavano con più ardore alla battaglia. Braccio fu Perusie Dominus, come recita l'iscrizione fra le pitture murali della Salernotari. Fu anche principe di Capua, conte di Foggia e di Montone, signore di una gran quantità di città dell'Italia centrale, comandante in capo degli eserciti dello Stato Pontificio e del Regno di Napoli. Fu un astro di prima grandezza nella storia politica italiana del primo 400. Sebbene il dominio di Braccio su Perugia sia durato soltanto 8 anni,
dal 1416, data della vittoria della battaglia di Sant'Egidio, al 1424, data della morte sotto le mura dell'Aquila, furono 8 anni di pace perché Braccio riuscì a sedare le incredibili lotte sanguinose tra i partiti perugini. Braccio fu molto vicino ai bisogni della popolazione. Questi 8 anni di pace permisero anche attività mecenatizie. Siamo appena rientrati da Collestrada e stiamo andando a vedere altri luoghi molto importanti per la storia di Braccio. Venite con me. Un altro aspetto fondamentale dell'azione di Braccio su Perugia sono stati i suoi cambiamenti dei collegi del cambio e della mercanzia, che egli ha trasformato in collegi nobili. Andiamoli a vedere uno dietro l'altro. Prego. I regimi signorili sono considerati dagli storici di oggi non un'innovazione totale, ma la prosecuzione delle forme di governo comunale che si sono modificate nel corso del tempo. Si tratta di un fenomeno di lunga durata. Il passaggio verso i regimi monocratici ha moltissime ragioni. Il contrasto nobiltà-popolo è un anacronismo se pensiamo al popolo in termini democratici e egalitari. È un contrasto semmai tra due gruppi altrettanto potenti, due fasce superiori della società, una legata piuttosto alla cultura militare e l'altra piuttosto alla cultura mercantile. E proprio sotto la signoria di Braccio si verificò una progressiva fusione tra la vecchia nobiltà cittadina e le famiglie più eminenti del popolo grasso in un nuovo ceto magnatizio. E poi ancora il dibattito tra medioevo comunale come libertà contro regime signorile come tirannide è di difficile soluzione, anche perché coinvolge pure il concetto di rinascimento, che è considerato invece sempre positivo. Cioè, i grandi signori del rinascimento sono stati tiranni? Questa è stata, per esempio, un'interpretazione che è corsa spesso nei riguardi degli Sforza e dei Medici. Insomma, Braccio appartiene anche lui alla schiera degli uomini del rinascimento, militari e mecenati nello stesso momento. Braccio appartiene a quelle tipiche famiglie di signori del territorio, cioè signori di castelli che si inurbano e diventano cittadine. Alcune delle famiglie assumono un potere autocratico, come è accaduto di nuovo ai Malatesta, ai Montefeltro, ma anche ai Gonzaga, ai Visconti. Il conte di Montone fu un mecenate protettore di pittori, architetti e letterati, ma sensibile anche alle esigenze concrete dei cittadini. Fece costruire il palazzo principesco, poi distrutto da un incendio, in via delle Volte, fra l'attuale seminario e il palazzo episcopale, di cui restano 4 grandi archi della loggia con il suo stemma. Assoldò artisti umbri, ma anche Antonio degli Alberti da Ferrara per pitture a Perugia e a Montone. Costruì le briglie, assicurando miglior tenuta al soprammuro, la piazza Pensile, poi intitolata a Giacomo Matteotti. E infine realizzò un esautore del Trasimeno che ne limitò le esondazioni e rese coltivabili ampi territori rivieraschi. A Perugia diede inizio a quel tipo di committenza signorile che vedrà nell'arte uno strumento di governo fondamentale e connoterà la produzione artistica del pieno Rinascimento.
Lo stretto legame del Perusie Dominus con due dei quattro luoghi di culto dedicati a San Francesco nella città di Perugia, ovvero la chiesa di San Francesco al Prato e l'oratorio di San Francesco dei Nobili, merita una particolare riflessione. Adesso andiamo prima nella chiesa di San Francesco al Prato e poi risaliamo verso San Francesco dei Nobili. Siamo arrivati nella chiesa di San Francesco al Prato, una chiesa duecentesca che si erge alla base di una delle colline della città di Perugia. Qui hanno trovato sepoltura centinaia di membri delle principali famiglie di Perugia e qui, alcuni anni dopo la sua morte, ha trovato sepoltura anche Braccio da Montone. Entriamo. Il capitano di Ventura aveva chiesto di essere sepolto in questa chiesa, essendo molto devoto di San Francesco. Ma nel 1424, alla sua morte, il suo acerrimo nemico Martino V lo proibì. E dunque le sue spoglie mortali non poterono trovare sepoltura in questo luogo che soltanto 8 anni dopo, in quella cappella laggiù. Qui bisogna lavorare un po' di fantasia per capire che cosa c'era sopra questi muri che ora sono così spogli. Alla mia destra c'era la tavola dell'incoronazione della Vergine dipinta da Raffaello che ora si trova ai Musei Vaticani, mentre proprio davanti a me era stata collocata nel 1432, alcuni anni dopo la morte di Braccio, la grande urna lignea entro la quale fu composto il suo corpo per volontà del successivo Papa rispetto a Martino V, che era Eugenio IV, e per i favori, per la capacità di suo nipote, che era stato Niccolò della Stella, figlio della sorella di Braccio. La Cassa di Braccio è stata aperta nel 2016 in occasione della prima edizione di Perugia 1416 di fronte a una folta rappresentanza dei rioni. Contiene soltanto le ossa di Braccio, però possiamo immaginare come fosse composto il suo corpo all'interno della cassa di legno che ancora oggi si conserva. Probabilmente Braccio chiese che fosse composto vestito del sacco di San Francesco, essendo lui molto devoto a San Francesco d'Assisi. Purtroppo non si sa molto di più perché il suo corpo fu vilipeso dopo la morte, quando fu ucciso appunto nel corso della battaglia dell'Aquila, e dunque non sappiamo bene che cosa avvenisse del suo corpo successivamente. Thank you.
Pio sodalizio braccio forte bracci nell'oratorio di San Francesco dei Nobili e l'erede della trecentesca confraternita dei disciplinati di San Francesco. Entriamo. Ecco il ritratto di Braccio, con un'iscrizione sottostante, Brachio forti brachio, abbraccio forte braccio. Molto interessante, un'iscrizione che è stata fatta mettere dai sodali del Pio sodalizio, di cui lui era confraternito, come è ben scritto. Sodali optime merito, grati animi, ergo colleghe, posuerunt. Si vede bene il ritratto del condottiero con una splendida armatura cesellata e il tocco, ovvero il cappello rosso. Nel corso del XVI secolo, persa l'originaria intonazione religiosa, la confraternita dei disciplinati di San Francesco si fuse con le omologhe confraternite dei Santi Domenico e Agostino. Diventata il Santa Sanctorum della nobiltà perugina, venne rifondata come sodalizio, intitolato proprio a Braccio Forte Bracci, nome con il quale l'ente è tuttora vivo e vitale. La sede attuale, completamente e lussuosamente ristrutturata tra 5 e 600, accanto al proprio stemma, una colonna marmorea in campo rosso, mostra un gran numero di stemmi di Braccio, il famoso ariete nero in campo d'oro. Dei due ritratti del condottiero, uno è inserito in una opulenta cornice barocca di stucco, in cui una scritta inneggia le sue doti non comuni e lo definisce benefattore e sodale, in quanto iscritto alla confraternita di San Francesco. Dei luoghi di Perugia più carichi di storia, Piazza Raffaello. Si chiama questa zona Porta Sole perché al tempo degli Etruschi c'era il Tempio del Sole, qui guardiamo a est, quindi la mattina il sole entrava dentro le porte del Tempio. Tornando a Braccio dobbiamo sottolineare un aspetto, gli 8 anni di pace, totalmente priva di lotte fu la città, non ci furono guerre e l'attività mecenatizia di Braccio furono un incentivo, anche dopo la sua scomparsa, alla classe dirigente perugina a continuare nella strada della pace della città e del mecenatismo. Per cui in qualche modo è la figura di Braccio uno degli elementi propulsori che portano dal Medioevo al Rinascimento, alla committenza non più civica, non più legata ai comuni, ma legata alle grandi famiglie, alla committenza nobiliare. Il fatto poi che Braccio avesse scelto per sua sepoltura la chiesa di San Francesco al Prato crea un inaspettato raccordo con Raffaello, in quanto Raffaello, che aveva lasciato almeno 7 opere documentate a Perugia, ma è possibile ce ne fossero altre, Raffaello aveva 2 importanti pale d'altare nella chiesa di San Francesco al Prato. Una nella Cappella degli Oddi era un'incoronazione della Vergine e l'altra, ancora più celebre, nella Cappella di San Matteo, in gius patronato dei Baglioni, è un trasporto di Cristo al sepolcro, oramai noto dal 1608 in poi come deposizione Baglioni Borghese. Quindi in qualche modo per vari anni sotto lo stesso tetto di San Francesco al Prato si sono trovate le spoglie di Braccio e 2 importantissime, fondamentali pale d'altare di Raffaello. Raffaello a Perugia purtroppo non ha lasciato quasi nulla. Resta, per nostra fortuna, la cappella di San Severo nella quale entriamo. Attorno al 1505 i camaldolesi lo chiamano e gli chiedono di dipingere una Trinità
attorniata dai santi dell'ordine benedettino a cui appartengono. Raffaello comincia, ma dobbiamo ricordare che fin dal 4-5, l'anno in cui comincia i lavori qui, lavora anche a Firenze, quindi il tempo da dedicare a questa pittura diventa molto poco. Nel 508 passa a Roma, agli ordini di Giulio II, quindi Raffaello lascia praticamente l'affresco interrotto a quel livello del piano delle nuvole, dove vediamo purtroppo molto rovinato dall'umidità della parete, in alto c'è, si intravede l'Eterno con il libro aperto con Alfa e Omega, inizio e la fine, faccio notare che Omega è scritto male. Raffaello evidentemente non conosceva il greco, poi c'è la colomba dello Spirito Santo, un bellissimo Cristo scultoreo e questo emiciclo di Santi Benedettini. A fugare ogni dubbio sulla identificazione dei santi concorrono le didascalie al di sotto, che erano una strategia non molto utile in quanto la massa dei frequentatori delle chiese era analfabeta. Raffaello dal 508 non torna più a Perugia, quindi i camaldolesi devono rassegnarsi a stare con l'affresco eseguito solo a metà. Quando nel 520 Raffaello, solo appena 37enne, muore, i camaldolesi sono costretti a rivolgersi a quello che era stato uno dei maestri di Raffaello, che è Pietro Perugino. Nel 520 Pietro Perugino ha molti anni, essendo nato attorno al 51-52, quindi è una persona stanca, non più in perfette condizioni di salute e con un linguaggio pittorico oramai un po' ripetitivo, dove non mancano momenti di poesia, ma molte sono formule fruste, consunte. Comunque dipinge i santi in basso. E notate che dal 505 al 520, quindi in 15 anni, stranamente la pittura moderna è quella del 505 di Raffaello, dove c'è evidente, vedete, una monumentalità, una tridimensionalità delle figure completamente assente nel linguaggio ancora quattrocentesco del Perugino. Quasi al termine di questa passeggiata mi viene da fare qualche considerazione su che cosa ha rappresentato Braccio nella lunga storia e che cosa significhi anche nel mondo contemporaneo. Se volete, tutti i grandi signori sono stati condottieri e allo stesso tempo mecenati. Difficilmente però su di essi il giudizio è stato così ambiguo, così dicotomico com'è invece nei confronti di Braccio. Cosa è mancato dunque? Qual è la cosa che veramente rende diverso questo personaggio rispetto agli altri? Beh, io credo che la grande differenza sia nella memoria che è stata costruita su di lui. Ovvero, tutti questi gran signori, Montefeltro, Malatesta, Sforza, hanno dinastizzato il potere, che vuol dire che sono stati in grado di costruire una memoria di se stessi e poi di tramandarli, e la città l'ha acquisita e dunque li ha magnificati. Braccio da Montone non ha avuto una vera e propria discendenza dinastica. Suo figlio Oddone, quando lui è morto, ha provato a governare ma non ci è riuscito, e tutto il potere nell'Italia centrale che aveva costruito con anni di guerra si è dissolto nel giro di un solo giorno. La differenza non è tanto nella fisionomia del personaggio, che è un condottiero ed è un mecenate, un uomo d'armi e di governo, come lo sono stati tutti questi gran signori del Rinascimento, ma nel fatto che la sua memoria è stata tramandata in un altro modo. Dunque, una delle cose importanti da fare, sicuramente più interessanti, alle quali anche Perugia 1416 può dare il suo contributo, è quello di andare a recuperare la memoria di Braccio da Montone, andando a riscoprire quelle che sono state le sue fonti, no? Ciò che lo tramanda nell'età in cui è vissuto, e poi la storia, l'interpretazione, la storiografia, tutti coloro che ne hanno parlato dopo di lui. Mi è capitato, per esempio, di leggere un grandissimo storico del principio dell'Ottocento che si chiamava Sismondi, che ha avuto una lettura peculiare e assolutamente fondamentale proprio di Braccio da Montone, considerandolo come l'unico principe rinascimentale che ha mantenuto
le libertà repubblicane nel comune. Questo personaggio, in un certo senso, riesce a collegare sia il Medioevo delle città libere, sia i signori che hanno governato in modo autoritario, ma anche che hanno fatto splendide opere d'arte. Una figura a limitare tra il comune medievale e Lorenzo il Magnifico. Ciao Tommaso. Ben ritrovato Franco Ivani. Che mi dici di questo percorso Perugino-Braccesco? Devo dire, sono rimasto colpito e affascinato da questa avventura che abbiamo fatto insieme e nella quale abbiamo portato anche le persone che ci stanno osservando. E la cosa che mi ha impressionato di più è l'esistenza di questa città monumentale da una parte e dall'altra parte anche segreta però. Ci sono degli esterni celeberrimi, ma anche degli interni che io non conoscevo. Sì, in effetti una delle caratteristiche di Perugia è questa bellezza nascosta, possiamo definirla, che purtroppo non è molto nota nemmeno ai perugini. Sono come degli scrigni. Sì, sì, è uno dei nostri doveri, dovrebbe essere diffonderne la conoscenza. Devo dire che questo punto di vista mi ha veramente colpito e lo metto in relazione con la figura di Braccio, che in fondo in qualche modo ci ha portato con sé in questo nostro percorso. Perché anche Braccio ha due volti, diciamo così. C'è un Braccio conosciuto, un Braccio monumentale, un Braccio militare, un Braccio guerrafondaio, così viene ritenuto. No? Questo Braccio verso l'esterno, e poi c'è un Braccio che non è ancora molto conosciuto, un Braccio degli scrigni, dei segreti, delle opere d'arte, del mecenatismo, che è molto molto interessante ed è l'aspetto che forse mi ha colpito più di tutto. Beh, forse è il risultato principale di questo percorso, poter guardare Braccio con occhi nuovi e scoprirne degli aspetti meno noti o completamente sconosciuti. Sono d'accordo con te. Io penso che questo personaggio meriti la pena di essere ancora indagato, ancora approfondito e messo in discussione. Anche perché ancora la presenza è viva e evidente. Là abbiamo uno stemma sulle logge che corrono lungo il lato del Duomo, nella sala dei notari c'è un altro stemma e poi vari enti, istituzioni, addirittura una piazza importante sono dedicate al suo nome. E allora forza, sotto, è il nostro mestiere, no? T'aspetto, facciamo gli storici, continuiamo a cercare. Per un altro percorso. Ciao. Stai bene.